Mental Control Crew. Lui è Enrico Lucaccioni, detto Error One, lo dico io Enrico, poi tu mi presenterai la tua band. Fanno rap, vengono, loro dicono, dai bassi fondi di Città di Castello. Enrico, ce li vuoi presentare i ragazzi? Lui è Lorenzo Lucaccioni, mio fratello, a.k.a. Tuel, o Tuel in inglese, in arte. Poi lui è Francesco Graziotti, in arte Lumacflow. E lui è Salvatore Vittoriani, in arte Salvo. Bene, allora Enrico, io prendo come punto di riferimento a te, poi ti cedo il microfono e ti diverti a far rappare i tuoi amici. Mi piace Lumacflow. Quindi è lento, probabilmente. Allora, Enrico, fare rap è di moda o fare rap è qualcosa che senti dentro? Sinceramente io non sto avanti coi tempi, cioè secondo me questa cosa viene da dentro, dal cuore, cioè non è arte, cioè è arte, scusate, perché, cioè questa è arte, non è moda, secondo me. Io l'unico rap che conosco è un po' commerciale, per me è un punto di riferimento, si chiama Eminem. Io parto da lì, probabilmente ho sbagliato tutto. No, Eminem sì, ci sta, però quello vecchio, cioè più che altro di adesso commerciale non ascolto niente, io ascolto più vecchia scuola. Vecchia scuola, Error One, incomincia a prendere il microfono, da adesso in poi hai 3 minuti, divertiti, puoi anche rappare, te lo lascio volentieri. Ok, facciamo un pezzo così. Fa un po' di freestyle con un beatbox accompagnato, dai, vai. Va bene. E QL nella traccia, MCC spacca. Senti qua, fai una figuraccia. Guardo la telecamera, c'ho mamma in TV. Senti qua, non ci stai qui. Senti qua, non è frista, ma non è frista da MTV Spit. Arrivi e fai una shit. Grande non si dice in TV. E senti qua, QL, arriva tu, arrivi, sì, ma più in là, non qui, perché qui ci sto io della MCC Mental Control Crew, frate, e QL, per te non ce n'è più. In tutti questi anni non trovo più pace, ho fatto danni e passare subito da quello che tace. Ma in fondo non è bello starsene in disparte, mentre il rap non si fa per moda ma si fa per arte. Ma pensa con me il futuro, facendo così il rap serve per esprimere. Cosa è un MC? Serve per esprimere cosa ha dentro, e i haters premiati senza merito. Ma pensa a quale parte, MC fake come Muppet, gioco le mie carte, tu fatti da parte, ti credo un rapper, beh, per batterci lirica ti compri solo rima rate, sei un pazzo rate, il tuo rateo. Se ti colpissi con un colpo andresti in panico, con le rime sono magico, dynamo. Tu problematico come un problema matematico, lui... Istinto nativo, fumo passivo nel calice divino, pillole nel cocktail del destino, combo da maestro, ti sorpasso e ti surclasso. Mi dispiace ma sei già guasto, fuori utilizzo, fuori dalla realtà, immerso nelle fiction, rido mentre fingo, intanto ti estinguo, sei spento, knockout. Agli altri esprimo solo ciò che c'è dentro, e dai fatti sotto, quando prendo il mic mi infotto, tutti fotti da solo stolto, non comprendi in colto, mi vuoi morto, ma sei nel torto, fra i set ti s'addossano e ti ritrovi col fiato corto, scherzi col fuoco e ti bruci, deludi gli altri contusi, confusi per usi in disuso, escludi il tuo muso, MCC radiamo al suolo il muro, emerge l'equipaggio dalle rime al cianuro. Allora, il contest c'è fra poco, loro si sono divertiti a farci 3 minuti di freestyle, perché si chiama così. Una cosa, tu che sei un pochino più brillante, vieni qua, hai preso il posto del frontman tuo fratello, tu ti avvicini al rap perché si cucca? No, sinceramente io... A te ti piace l'arte? A me piace l'arte, però sinceramente io vedo l'hip hop perché... Non penso che io faccio solo rap, io penso di vivere proprio all'hip hop. Per me è hip hop perché sinceramente vivo pensando come penserebbe uno dentro l'hip hop. Faccio rap per esprimere ciò che penso e non faccio rap per moda come fa la maggior parte della gente che inizia a fare hip hop, che si crede chissà chi, che offende senza neanche mettere in fila due rime. Un'ultima battuta io la vorrei far con Salvo, perché... vieni Salvo, vieni Salvo. Allora tu sei la mascotte, bravo, vieni qua mascotte.
in arte provo a dare una allora, volta perché ti scrivo si avvicini all'hip hop per cuccare e per arte mentre vedo solamente delusione qua dalla mia vita mi fa piacere. Allora io credo che i ragazzi siano pronti per il contest. Un'unica domanda l'ho fatta a tutte le band che si sono esibite qua, lo dico a te, lo dico a te, perché il contest è provare a farvi vedere da qualche talent scout. Devo essere sincero, io non sapevo neanche di partecipare a questo contest. Ho fatto tutto quanto io. Tutto lui. Ho partecipato a due contest, tre contest possiamo dire. Il primo è stato sempre qui al Bigfoot l'anno scorso, l'abbiamo perso. Poi siamo andati a Monterchi, siamo arrivati secondi e poi quest'estate ho partecipato io contest di freestyle di Città di Castello, Field a Beat e sono arrivato primo. Bene, in bocca al lupo ragazzi, mi ricordate il nome del gruppo? Mental Control Crew MCC. E allora siamo con i Glory Hall, lui è Christian Draghi. Una domanda: se ti faccio il nome dei Deep Purple, tu che cosa mi rispondi? Rispondo Queen, perché io sono nato e cresciuto con i Queen, anche se la musica di Deep Purple è una gran bella musica, però sono cresciuto con i Queen e non cambierò mai. La tua musica, la vostra musica, che tipo di musica è? Perché tu hai toccato un tasto, è il totem. Freddie Mercury è il totem. E quindi? È un'ispirazione più che altro. A me singolarmente mi ispira per molte mie canzoni. Tendo di prendere spunto un po' dalla sua persona, la sua qualità vocale, anche se non è facile. Però la musica che hanno portato i Queen fino ad oggi, secondo me è ineguagliabile. Noi cerchiamo di fare quell'anello mancante fra anni 70-80, non solo Queen naturalmente, ad oggi. Allora, ispirarsi ai Queen è tanta roba, no? Però chiaramente nel bagaglio tecnico di una band c'è anche dell'altro. Oltre ai Queen, che cosa troviamo nel bagaglio tecnico dei Glory Hall? Troviamo Muse, troviamo Nirvana, troviamo tracce di Red Hot Chili Peppers, troviamo Led Zeppelin, troviamo Black Sabbath, troviamo gruppi 70-80. Quindi anche un po' di heavy metal. Sì, un po' di heavy metal, mischiato sempre al rock cantato, se possibile, senza andare oltre magari, però. Allora, Cristian, io ho il piacere di presentarvi, però avrei più piacere se la tua band me la presenti te. Ti lascio il microfono, ti lascio 2 minuti, divertitevi. Grazie. Allora, iniziamo dalla chitarra, lui suona e scrive poesia con la sua chitarra, è Elia Locchi. Ciao. Poi abbiamo al basso Tommaso Rossi. Salve. E alla batteria il più piccolo ma il più grande Andrea Marconi. Ciao. Allora, questi sono i Glory Hall. Perché una band come la vostra si avvicina al contest? Con quali obiettivi, con quali aspirazioni, Christian? L'obiettivo principale è stato fare esperienza più possibile. Poi siamo qui per noi, miriamo a vincere, cioè non è che ci divertiamo e basta, noi puntiamo a vincere, perché è una competizione seria, noi siamo persone pur giovani, anche loro che sono, siamo serie, quindi abbiamo preso col massimo impegno questo contest e miriamo alla finale, almeno alla finale. Christian, io ti faccio un'ultima domanda. Seguire la musica dei Queen significa anche trovare la giusta sintonia fra di voi, trovare la metrica, trovare degli attacchi di un certo livello e tu ci devi mettere tanta voce. Cioè, è un impegno, è impegnativo. Impegnativo, però, capito, nasce come magari ascoltando i Queen, però suonando insieme è venuta fuori la nostra identità, che è la cosa più importante. Noi adesso tiriamo avanti con la nostra identità e personalità fino a vedere dove arriviamo, insomma. Allora, questi erano i Glory Hall. Io vi faccio un grande in bocca al lupo. Di là c'è una band che fa rap. Questa sera ci divertiremo tantissimo. Beh.